Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi vi porto Dead Island 2. Esce proprio oggi, è un titolo che ho veramente adorato nella sua prima incarnazione e spero veramente che anche questo secondo capitolo sia altrettanto divertente. Allora, come immaginerete, è un titolo molto diverso da quelli che generalmente portiamo sul canale, ma come forse saprete, io sono un grande appassionato dei giochi che permettono di ammazzare gli zombie, soprattutto se corredati di un notevole background splatter o horror, e quindi veramente ho delle aspettative altissime per questo titolo. Prima di iniziare vi ricordo che qui sotto, come sempre, non solo troverete il link alla pagina ufficiale del gioco per comprarlo, provarlo, quello che sia, per avere altre informazioni, ma che potete anche lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Detto questo, io non perderei altro tempo. Come vedete, il gioco è in italiano, quindi altra cosa molto positiva. E vediamo un po' che cosa ci aspetta. Io ancora non l'ho provato, a differenza di quanto appare qua in basso a destra. Ho una connessione internet, ma immagino che sia il server ad essere inattivo. Non credo cambi tantissimo. E vediamo un po' che cosa dovremmo fare. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Can you catch me? Forza, jefe. Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? This is 71 Happy, call Zulu! We have a second passenger. She always likes surprises. Ok, mamma mia, li hanno abbattuti in aria. Allora, scegli con chi fare stragi di zombie in Hell Hay.
Allora, Jacob, feroce, vantaggio critico. Jacob ottiene un leggero aumento dei danni cumulabile quando attacca in rapida successione. Mentre la resistenza di Jacob è bassa, i suoi colpi critici ricevono un aumento moderato dei danni critici e fanno recuperare resistenza. Robustezza 3, resistenza 4, recupero salute 2, salute massima un botto, resilienza fa schifo. Sorridi, raggio di sole, sei con me. Next. Abilità innate. Bruno, pugnalata alle spalle. Bruno ottiene un aumento moderato dei danni quando attacca gli zombie alle spalle. Ritorsione fulmine aumenta l'agilità e le caratteristiche degli attacchi pesanti quando evita gli attacchi con parata e schivata. No. Carla, poco disperazione, resilienza un casino, robustezza un casino, poco danno critico. Ok. Carlo tiene un leggero aumento dei danni quando è vicina a più zombie. Carlo tiene un aumento moderato della robustezza mentre la sua salute è critica. Ok. Dani. Insomma. I colpi pesanti innescano una violenta esplosione all'impatto. Dani recupera salute quando uccide più zombie in rapida successione. Ok. Ryan, rappresaglia su e giù. Ryan ottiene un aumento moderato alla forza quando usa parata o schivata per evitare un attacco. Ryan recupera salute ogni volta che abbatte uno zombie. Questo non è male. Un botto di robustezza, poca agilità. Non c'è uno medio? No, lei c'ha pochissima robustezza, direi di no. Ami recupera resistenza quando colpisce uno zombie lanciando un'arma. Ami ottiene un leggero aumento di danni quando attacca gli zombie isolati. Allora, o lui non ha tantissima resilienza, ma tanto tutti hanno un lato negativo. No, lui no, alle spalle no, questo è sneaky sneaky. Forse lei, Carla, perché c'ha un botto di robustezza, un botto di resilienza. 4 è il massimo, lui c'ha 3. C'ha più salute, ma mi sa che lei è la migliore. No, recupero salute 1. Anche lui non è male, però agilità 1. Invece lei c'ha danno critico 1. Potremmo utilizzare lei. Anche se il pompiere in realtà, cioè poi in realtà lo stripper recupera salute ogni volta che abbatte uno zombie. Un sacco di robustezza. Però l'agilità che cosa vorrà dire? Che corre di meno? Ma prendiamo lui, oh. Resilienza, resilienza mi sa peggio di questa. Ciao questa. Ok. Mai, mai rimuovere, vedi? Ok. Ti stai dissanguando, lo so. La band è qui? No. Moriamo immediatamente? Lo so, lo so. There. Oh, fuck.
Anzi, che siamo sopravvissuti. Esci di corsa. Come on, gotta get out. Oh, che è la guerra dei mondi? Siamo stati fortunelli, eh? Ok, abbiamo anche le visioni? Prego. Oh, madonna. Hello? Mazza, oh, sonoro impressionante, proprio il rumore delle fiamme, eh? F quando sei vicino a un'arma per raccoglierla. Le armi si rompono facilmente, ma possono essere utili in caso di necessità. Ok. Ok, la resistenza è per fare gli attacchi pesanti. Selfie girl. Lucky escape. Nearly turned into a meme. Ah. Sbudellata. E vi direte, come fai a sapere che le fiamme fanno quel rumore? Perché quando stavo in Abruzzo ci fu un incendio e ci portarono con la protezione civile. Stavo scavando a spengere l'incendio. Il fuoco enorme fa quel rumore. Bello gori, eh? Kicking. Jumpscare, mamma mia. Alla Lost. Sto andando a fuoco? O è calore? No, è calore. Okay. Aggira la fiamma. Kick. La luce l'abbiamo spenta? No. Ah, non è lo stesso lato. Don't shoot me, non mi sparate che so io, eh.
No. Anyone hurt? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Ryan. Oh, this is fucking tremendous. Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault. The selfish wanker. You stop standing there and find me some fucking shoes. Hey, buddy. You got blood coming out of your ears. You know that? What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, I mean, what are we going to do? Okay, incoming. Menu. People, this is Emma Jaunt. Mm-hmm. Of course, you know what a huge star she is. Romero winner, no less. We need to get her home to safety. What was that? Careful. Here goes. Oh, hey. My wife. Shit. She's alive. Feel the pulse. Get this off me. Give me a hand here. Come on. Come on. Michael, help. Michael aiuta, perché lei un po' aiuta. It's too heavy. I think they're getting closer. We need to go. Well, I'm not just gonna leave them here to die. I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Wait, what? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. Seriously? I'll call the army, send help. Sì, certo. Ammazza, eh? Are you Emma Jaunt? Great. Great. Ah, e tu? Someone else made it. No, questo è chiaramente uno zombie. Non andare a chiedere aiuto. Oh, hey buddy. A little help here. You've gone deaf too. Oh no, quick time event. Che odio. Look, I killed it. Sì, ma si è rotta l'arma. Need a weapon. Uè, uè. Raggiunto un nuovo livello, maledetto. Shit, there's a lot of them. No, st'arma è troppo lenta. Ciao. Mira le teste. Mazza, oh, super realistici, eh. Ah, ecco. No, no, la mazza. Yes. Questa è, no. Ok, pestone sul cranio. What do I do? Molto Dead Space. Ce l'abbiamo. Ok.
Che diceva, se è salito di livello? Non lo sapremo mai. E la miseria. This is fucking insane. Okay. Check on the others. How the fuck are we gonna get out of this? It's not meant to be like this. Okay, just hang in there, I guess. Hey, can you hear me? I got some water. È trasformata? See if you can drink this a little. No, no, maledizione. Davanti a suo marito, bello. Ah, maledizione. Il tacco nell'occhio. E adesso? Oh, Jesus. Ok. Infatti ci ignorano perché siamo come loro. Beh, se la casa è questa, le porte sono aperte. Ok, allora stavo cercando di controllare un po' la velocità di movimento laterale, perché sta venendo veramente il mal di mare. Vediamo un po' che abbiamo. Allora, inventario. Queste sono le armine. Ok. Tutte abbastanza. A parte questa, ma è troppo lenta. Consumabile, abbiamo questo qui. Componenti, chiave, niente. Mappa, niente. Missioni. Cercasi Emma disperatamente. Ok. Abilità, niente. Sfide. Collezionabili, diari, zombedia. Ok. Emma si trova dall'altra parte di questa villa. Dovrai combattere per arrivarci. Scorgi la mappa con WASD. Ok, io sono qui. Alpine Drive, qua. Qui c'è un signore. Eccola qua. Puoi posizionare i punti di ricevimento sulle icone utilizzando invio, appariranno anche sulla bussola. Ok. Poi la casa sarà questa. Ho
Premendo invio, non succede niente. Ah, però sul punto interrogativo. Vedi qua, non me lo fa. Ok. Alpine Drive. So, if I head through the grounds here, I'll come out right by Emma Jones' place. Amazon. Giusto. Allora, resilienza, stavo controllando, è praticamente la nostra resistenza ai danni ambientali o roba simile. I quadri interruttore servono ad alimentare gli oggetti. Trova un interruttore automatico e inseriscilo in un quadro interruttore per ripristinare l'alimentazione. Ce l'abbiamo. A breaker. No power. A mano non si può aprire? Guarda che casetta. Qui non c'è niente, vero? No. C'è un'allarme, però. Dobbiamo trovare un'arma un attimo migliore. Ok. Loot. Questa che è? Rottami. Chi vuole un po' di rottami? Eccolo qua. Posizione di un interruttore automatico all'interno del quadrato, l'abbiamo visto. Oh no. Barretta proteica. Colla. Non ti sniffare la colla. Quanto ci metterà questa a svegliarsi? Oh, guarda lì lì. Alt sinistro per proteggerti dagli attacchi degli zombie. Abbiamo raccolto un'abilità. Nuove carte disponibili. Parata. Tieni per un molto alt sinistro per difenderti dagli attacchi in arrivo. Le parate tempestive ti fanno recuperare resistenza e stordiscono gli zombie, lasciandoli esposti a un devastante contrattacco. Vediamo. Benissimo. Dai. Voglio vedere il devastante contrattacco. Eccolo. Ma ricordiamoci che c'è il contrattacco comunque. Preferirei farli fuori subito. Vedo l'ora di trovare l'arma da fuoco. Sei vivo o sei morto? Sembreresti morto. Volata via. Ah, perché c'è. Non hai droppato niente, vero? No. Aspetta. Se no saltiamo la missione. C'è niente? Oh,
Stanza antipanico. Alcune porte sono chiuse con serratura magnetica. Trova e distruggi i pannelli collegati alla porta per aprire e proseguire. Questo. Ah beh, è servita molto, direi. I'm just trying to get to Emma Jones. Key card. Zombie. I think I saw that in a movie. Ooh. Zombie pedia, aspetta. Corridori. I corridori sono attratti da rumori forti, furti, come spari, esplosioni e allarmi. Con la loro velocità possono percorrere rapidamente grandi distanze. Ah, queste. Ok. Giù. Oh, è a terra, perché no? Stay down. Ok, si è rotta la nostra arma. Sembra la stessa per alzarsi. Chi è che rompe? Alcuni veicoli, oggetti ed edifici hanno l'allarme. Danneggiarli farà scattare un forte allarme di sicurezza che attirerà gli zombie nei paraggi. Distruggi la scatola rossa di un edificio per disattivare l'allarme. Scatola rossa. Ok, quindi se rompo questa adesso parte l'allarme. Devo trovare la scatola rossa. Si apre dall'altra parte. Cerchiamo la scatola rossa. È questo? Era quello, non era rosso. Oh, this is very me. Ogni arma alla mischia è più adatta a una differente situazione, ok. Hello. C'è decisamente qualcosa che non va con noi.
prodotti chimici. Mazza, il casino, pure io. Un'altra spada da ufficiale. Sette spade da ufficiale abbiamo trovato. Lo dici? Come si apre dall'altra parte? Si apre tutto dall'altra parte. Sol. Qui dice si apre dall'altra parte. E lì dice si apre dall'altra parte. The hell? Saltare? No. Non è il massimo. Ehi, sfida completata. Uccidi 25 zombie senza morire. Altra sfida, oh. Adesso? Lunga vita e prosperità? No, cosa abbiamo fatto? Abbatti 25 zombie. Allora, il nostro equipaggiamento è al massimo. Io direi buttiamo questo. Comunque la sciabola non è che faccia proprio tantissimo. Ciao. Sì, effettivamente è un po' stretta. Ehi, amici, tutti insieme. Ok, no. Niente. Niente. Denaro. John's house. Almost there. Okay. Hey, tutti. Oh.
Lancia una batteria sul tuo bersaglio per fulminarlo. Usa le batterie in presenza di acqua per creare trappole. Ok. La signora ci ha dato i rottami. No, F. Splat. C'è un canino da qualche parte. Tu dici? Abbiamo medkit al massimo. Dove sei? Abbiamo sbloccato la porta alla Dark Soul. Ciao. Bisogna trovare un fusibile. Qui abbiamo aperto. Immagino che io dopo possa tornare indietro per finire. Il capitolo voleva arrivare lì, ma invece no. In cucina. Ok, let's see what we can find. Wow. Nothing. Niente. Provato? Got it. No, non c'è bisogno. Ciao. Morti? Sì. Medkit non mi serve. Who's out there? It's Ryan from the crash. Oh, okay. Come in. Thank God. Che casa. Everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? I'm having a really fucking bad day, Michael. Muerto, culo. Get away from this house, you fool. Ray, what are you, devil? Joey, give me the gun. No! You have been bitten. You will turn. Eat as I know. I've seen it now. Get away! Freya, they were at the crash.
trash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... gun! Here. For fuck's sake. Gosh. I need to lie down. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not in my job description. Oh! Watch out! Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Say something. I'm not shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. Take these off. My fever's gone. I'm feeling human again. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But if the fever's gone, then that proves that it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Hey, look, you can trust me. I'm a firefighter, right? I'm not about to eat anyone. On my life. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house. They're trying to get in. Give me the key to the cuffs. I can help. Oh, shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Oh, come what? On. Fuck's sake. Questa è la raccolta abilità. Le abilità sono mosse di combattimento e bonus che appaiono come schede abilità. Trovate o guadagnate durante il gioco. La raccolta rappresenta il modo in cui crei e modifichi il tuo stile di gioco scegliendo quali schede abilità equipaggiare. Per essere utilizzata una scheda abilità deve essere equipaggiata in uno slot abilità sbloccato, disponibile in 4 livelli. Gli slot vengono sbloccati man mano che avanzi nel gioco, uno slot può contenere qualsiasi carta del suo livello corrispondente. Il primo livello, le capacità, sono tutte le mosse di combattimento base, vengono equipaggiate automaticamente quando le sblocchi giocando le missioni della storia. Guarda, hai già sbloccato la tua prima capacità, puoi scambiarla in qualsiasi momento se ne preferisci altre, ok? Hai sbloccato un nuovo slot abilità di livello superstite, selezionalo per equipaggiare la tua prima scheda abilità. Le abilità superstite ti aiutano a sopravvivere più a lungo in un mondo contro gli zombie. Le abilità ammazza zombie ti aiuteranno ad uccidere gli zombie. Le abilità num... lo scoprirai. La selezione dello slot abilità ti mostra tutte le schede abilità. Ok, che abbiamo qui? Prepara il catenaccio, una parata o una schivata tempestiva fa recuperare la salute. Sei un muro impenetrabile, para gli attacchi in rapida successione per ottenere un aumento moderato di robustezza e forza. Facciamo questo, per curarci. Man mano che avanzi, scoprirai come uccidere gli zombie, come preferisci uccidere gli zombie. Trova, sblocca ed equipaggia più abilità per affinare il tuo stile di gioco. Ok.